Teramo Nostra in subbuglio, non solo Teramo Nostra, dopo le dichiarazioni di Silviano Cordoni relativamente, insomma, a quanto emergerà poi, quando emerge da un convegno sul Teatro Romano, sull'abbattimento di Palazzo Adamoli e Casa Salvone. E Casa Salvoni, voi vi siete spesi in questi anni, è una sorta di provocazione forse, voi però non la cogliete così. Ma quale provocazione? Io considero un fatto inverosimile che a Teramo, di fronte a un progetto già approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, fatta propria dalla sovrintendenza, con finanziamenti adeguati dello Stato, della Regione e della Fondazione Tercas, si voglia creare dei problemi mettendosi contro questo progetto importantissimo storico per la città di Teramo, cioè il recupero del Teatro Romano, con ovviamente l'abbattimento dei due caseggiati che si trovano sopra alla cavea del Teatro Romano. È bene che si sappia che il Teatro Romano di Teramo, che fu realizzato a suo tempo, illo tempore, sono oramai 2000 anni, finanziato e deciso dall'imperatore Augusto, e intitolato ai due nipoti, Lucio e Gaio. Bene, è stato il monumento più importante della romanità in Abruzzo, se non in tutto il Piceno. Ebbene, questo progetto, che dopo tanto tempo, dopo gli interventi nel 1902 di Francesco Savini, con una relazione fatta all'Accademia dei Lincei nel 1926, questo importantissimo storico progetto debba avere contro dei personaggi che io non so come qualificarli. Sono nemici della storia di Teramo, questo è certo. Quando qualcuno potrebbe dire che l'abbattimento di un palazzo è una cosa grave, bene, cominciamo con lo stabilire. Intanto l'importanza del sito romano, dei resti romani, mettiamolo a confronto con questo cosiddetto palazzo. Intanto uno di questi due palazzi è stato smontato in parte e purtroppo da parte di una sovrintendenza complice con gli affari fu ristrutturato in buona parte, una cosa gravissima, quindi è da tempo questo voler ostacolare questo importante progetto. Per poi parlare di Palazzo Salvoni, Palazzo Salvoni, intendiamoci, che cos'è Palazzo Salvoni? Intanto cominciamo col dire, io ho avuto la fortuna di conoscere la nobilissima figura del Conte Salvoni assieme ai suoi figli. Nel 1964 il conte Salvone decise di svendere il proprio edificio perché sapeva di questo importante progetto storico che si trovava all'epoca nei cassetti dell'amministrazione comunale. Dopodiché si è saputo che durante il passaggio dall'amministrazione Montani all'amministrazione Adamoli si è arrivati a bloccare questo progetto. Comunque Teramo Nostra, insomma, si pone contro ogni tipo di idea che possa salvaguardare questi due palazzi che vanno abbattuti, ma del resto, l'ha detto lei, il progetto c'è. Ma intanto cominciamo, specifichiamo. Casa Adamoli in parte è stata rimossa, è stata demolita e in parte purtroppo si è tentato di ristrutturarla. Casa Salvoni, terremotata al 100% e non si capisce come mai non venga svuotata. Casa Salvoni non ha niente a che fare con il Palazzo Massimi di Roma, del Perosi. Stiamo parlando. Perché dico questo? Perché il Palazzo Massimi del Perosi, l'architetto Perosi, trovasi sopra al Teatro di Marcello. Ora c'è un'analogia in questo? L'analogia qual è?
che c'è un palazzo incongruo sopra a un resto romano importante? Bene, un conto è il Palazzo Massimi del Cinquecento, progettato dal Perosi, e un conto è un edificio, direi, di secondissimo piano, quale si può abbattere, San Boni, che si deve, no, si può, si deve abbattere, anche perché è irrecuperabile, è terremotato, si spenderebbero una quantità di soldi per rimetterlo in sesto, traendoli evidentemente, dai finanziamenti del progetto che si vuole portare avanti e che l'amministrazione comunale ha fatto propria. È un progetto importante, all'unanimità adottato dal Comune di Teramo, non solo, ma anche dalla sovrintendenza. Okay.